Breve nota per il paradiso e le sue rappresentazioni a cura dello studio Campo Boario. Dante è il paradiso di Dio. Due imperfezioni dominano il paradiso che Dante sta visitando. La prima, irrilevante e momentanea, è data dall'accorrere delle anime di cielo in cielo per accogliere Dante. A causa di Dante, devono momentaneamente lasciare l'Empireo, dove tutte risiedono, e scendere, ognuna nel proprio cielo, ad accoglierlo e a fargli festa. La seconda mancanza, ben più grave e duratura, è la mancanza ancora del corpo. Manca il corpo. Si attende la risurrezione, l'arrivo del giorno del giudizio in cui ogni anima si rivestirà della propria carne. E allora sarà felicità vera. Si bacerà l'amico, si passerà la mano sul viso di nostra madre, staremo abbracciati con tutto il peso e l'indolenzimento augurabili. Ogni volta che in paradiso si fa anche solo accenno a ciò, è un urlare e saltare di gioia. Le anime non vedono l'ora. Al momento c'è questa impazienza, l'attesa, direi soprattutto, del corpo degli altri. Per il resto, da quello che dice Dante, per il resto dell'eternità, in paradiso si è vedenti. Si guarda internato in Dio tutto ciò che è successo al mondo, tutto ciò che si è squadernato nell'universo, albe, tramonti, prati, nevi, maree, paesi, civiltà, umani, animali, vite, morti. Nulla perduto di quello che è stato, anche la storia di ogni singolo granello di sabbia o di ogni singolo filo d'erba, di tutti i prati e le spiagge esistiti. Si sarà spettatori in perpetue visioni. E anche qui nulla di sorprendente, già in terra prefiguriamo e tendiamo a realizzare tale condizione, tendiamo all'intima natura ed essenza di vedenti. La cosa più sconvolgente, invece, è quello che dice Dante su cosa Dio fa in paradiso, come trascorre e trascorrerà l'eternità a Dio. Da quello che dice Dante, a guardare gli occhi di sua madre, steso accanto a lei, sollevato su un fianco, starà in perpetua contemplazione dello sguardo e degli occhi di sua mamma. Niente altro.